Amici di Household Games, bentornati o benvenuti. È da qualche mese che non ci vediamo, è stato un inverno piuttosto complesso per mille motivi, spero che adesso le cose si siano un po' tranquillizzate e quindi di tornare anche nella versione video di questa rubrica che state guardando in maniera più costante. Vi ricordo comunque che nel nostro blog tutti i mesi, almeno una volta al mese, esce la rubrica in formato testuale, dove vi presento quelle che sono le campagne di crowdfunding legate ai giochi da tavolo più interessanti, sempre con particolare attenzione ai progetti in italiano, poco dipendenti dalla lingua e magari di case editrici italiane, e questo mese ce ne sono un bel po'. Sigla! Bene, vi accennavo che questo mese l'Italia la fa veramente da padrone. Tutte le campagne che ho selezionato per la rubrica sono di case editrici italiane e in italiano. Non sempre le due cose vanno a braccetto. Ovviamente il mercato anglofono è il più importante e ci sono case editrici che decidono di uscire solo con la versione inglese del titolo. In questo caso invece tutte le campagne sono italiane e in italiano. Ottimo segno. E andiamo così a vedere la prima. La prima che vi presento è una campagna che si intitola Darkest Doom, è della Game Start, una casa che aveva già più volte pubblicato materiale su Kickstarter, ma è il loro primo gioco. Vi faccio vedere velocemente alcuni dei loro progetti precedenti. Erano soprattutto materiale per pimpare i nostri giochi da tavolo o i nostri tavoli. Io da loro ho preso l'Adapt Tabletop, davvero molto carino, è un sistema modulare di tavolini compilabili a piacimento. Sono rimasto davvero soddisfatto del pledge fatto e adesso arrivano con il loro primo gioco. Ma che cos'è? Che cos'è Darkest Doom? Darkest Doom è un gioco, è un RPG. È un gioco con elementi RPG competitivo, e già questa cosa mi piace, ormai questo genere di giochi tende ad essere sempre cooperativo, invece qui abbiamo un bel competitivo per 1-4 giocatori con la lingua italiana compresa. Vi ho segnalato sul blog, ve lo lascio anche qui in descrizione, un bel video dei nostri amici al 4+, che ha realizzato un video spiegando un po' il flusso di gioco, e davvero davvero carino. Il pledge, ce ne sono di varie entità, si parte dai 99 euro per salire a 149 euro per la versione completa. Il gioco è davvero curato, nei loro particolari, le miniature sono bellissime, le meccaniche sembrano funzionare. Diciamo che non è proprio un primo prezzo, purtroppo il periodo storico non aiuta a mantenere i prezzi bassi di questi giochi con tanti materiali. Vedete qui, i materiali ce ne sono di qualità e purtroppo bisogna pagarli, c'è poco da fare, quindi non aspettiamoci un prezzo troppo basso, però insomma con 100 euro qui l'IVA è compresa, perlomeno non c'è da pagare a parte. La consegna è lunghetta, agosto 2023, e speriamo che possano mantenersi nei tempi, quindi mettete in conto che c'è un annetto e mezzo da aspettare per avere il gioco. Però mi sembra davvero un titolo interessante. Se vi piace il genere, se vi intriga avere un competitivo di questo genere per 1-4 giocatori, ci può stare. Rimando al video di i4+ per conoscere un po' meglio le regole. La seconda campagna che vi presento oggi invece è Feralis Obscure Land. È un gioco della Dear Games all'esordio su Kickstarter, quindi primo progetto di questa nuova compagine italiana, e progetto anche questo davvero intrigante. Allora, partiamo da un presupposto: conoscete Magic the Gathering? Questo gioco per molte cose lo ricorda. È una sfida di carte uno contro uno, bisognerà giocare le proprie creature che combatteranno le creature dell'avversario o l'avversario ha 20 punti vita e bisogna portarlo a zero. E fin qui
potrei avervi descritto Magic, ma da qui le cose cambiano, perché se in Magic avevamo il mana per, per poter giocare le nostre creature, qui invece l'elemento, la risorsa fondamentale nel gioco è il tempo. Ogni volta che scegliamo una creatura da giocare la metteremo coperta davanti a noi e indicheremo il tempo che serve per andarla perché si è pronta per essere evocata, e quindi la scelta di quali carte e come usufruire il tempo e il timing di queste azioni diventa fondamentale nel gioco. È una cosa che, vedendo qualche partita giocata, mi ha davvero intrigato, sembra davvero interessante. Ci sono ovviamente altre cose da fare, questo il tempo può essere in qualche caso modificato usando delle risorse speciali, eccetera eccetera. Insomma, però se vi piacciono questo genere di giochi uno contro uno di carte stile Magic, con un po' di creazione del mazzo ma senza tutta la complicazione che sta dietro a un gioco grosso e ormai enorme come Magic, davvero potrebbe essere un titolo davvero interessante. E faccio vedere una cosa: questa è la pagina Kickstarter, ma esiste anche una pagina in italiano che quindi ci riassume, ci fa vedere il gioco. Nel gioco è possibile comprare anche i due playmat, molto carini. Come vedete, queste sono le creature che sono state posizionate in attesa di poter essere giocate, con il dado che indica quanti turni dovranno aspettare per uscire. Il gioco, qui siamo in un prezzo un pochino più contenuto, si parte dai 43 euro del pledge base e per andare ai 75 della versione all-in, con tutto il materiale per giocare che aggiunge alcune espansioni, e per arrivare fino ai 129 la versione con i tappetini, le bustine eccetera eccetera. Insomma, da 43 euro il gioco lo potete portare a casa, anche qui l'IVA è compresa, a una spedizione un pochino costosina, siamo tra i 16-18 euro, speriamo magari possa diminuire prima della fase del pledge manager, ma per il resto, insomma, il prezzo è buono. C'è un po' di materiale, non ci sono solo le carte, ci sono token, altre magie, le carte sono grandi, sembra davvero un bel prodotto di esordio per questa casa editrice. La campagna sta andando, direi, abbastanza bene, avevo un obiettivo di 20.000 euro, ne hanno raccolti già 70.000, mancano 18 giorni alla scadenza, quindi direi che ci siamo, ci sono già un po' di stretch goal sbloccati, speriamo di sbloccarne ancora un po'. Io sono dentro con il gameplay in all-in e non vedo l'ora di poterlo provare. C'è qualche video, anche in questo caso, degli amici del 4+, che ne hanno potuto provare e farvi vedere una partita. Se vi piace il genere, anche qui ve lo dico sempre, una frase che mi accorgo di ripetere spesso, se vi piace il genere, ma perché è un po' il motivo per cui scegliere un progetto o un altro, no? Non si possono scegliere tutti, ognuno ha i suoi gusti in fatto di gioco, se questo è il tipo di gioco che fa per voi, questo potrebbe essere davvero un progetto intrigante. Passiamo al prossimo. Ok, questo progetto che vi vado a presentare adesso, devo essere sincero, sono stato in dubbio se metterlo nella selezione, perché ve lo spiego fra qualche secondo. Premetto che io ho pledgeato subito, lo attendevo da mesi, se non ormai da anni, però è un progetto molto particolare. Si tratta di Taboo presenta The Bad Karmas, sono due prodotti in un'unica campagna, la piattaforma Taboo e il gioco The Bad Karmas, che è il primo gioco che utilizza questa piattaforma. Vi faccio vedere qualche secondo del video di presentazione e poi ne parliamo. We imagine the 12 zodiac signs awakening from a multi-millennium slumber in the form of gigantic demigods, emerge from the resting place around the globe with no regards for anything that comes in their way. Alex is a frustrated paper pusher. Kitty Snipe is a young pro gamer and streamer. Claire, a successful Scandinavian startupper, and Fernando, a deflated luchador. They are convinced by a weird and wacky astrologist that they are humanity's only hope. Thanks to unique artifacts, the unlikely hit squad will awaken their inner powers
and become our defender, sharpshooter, assassin, and demolisher. It's a miniature board game experience, a cooperative skirmish game in which human heroes fight against intelligent enemies, and it's powered by the Tebro system. Up to four players control the four hero characters and work together to defeat each of the Zodiac monsters over a narrative-driven campaign. The game features fast-paced combat based on tactical maneuvering and digital action cards. Each Zodiac encounter is set in a completely different environment and poses a variety of tactical challenges. Thanks to the Tebru system, the Zodiacs are AI-driven, making them aware and responsive to player actions. Digital audiovisual effects enhance the gameplay. I asked my kids, my family, then my colleagues, what if the game could sense our... Ok, lo fermo qui. Avete capito, se non conoscevate già Tebru, un po' di cosa si tratta. Allora, partiamo da Tebru. Cos'è Tebru? Tebru è una piattaforma per i giochi da tavolo, fisicamente, tecnologicamente, anzi interconnessa con un computer, un iPad, un telefono. Si tratta di un playmat, di una board in grado di riconoscere la posizione delle miniature posizionate sopra, di dadi intelligenti in grado di comunicare all'app il risultato del dado, e in questo caso anche di una base ad anelli con i LED in grado di comunicare visivamente alcune funzioni ai giocatori. Tebru nasce come un progetto su cui si potranno sviluppare vari giochi da tavolo. The Bad Karmas è il primo gioco da tavolo che utilizza questa piattaforma. Perché avevo qualche dubbio sul presentarvi questa campagna? Perché Tebru è una scommessa. È una scommessa bella e grossa. Potrebbe essere la next big thing nei giochi da tavolo e potrebbe anche finire in vaporware nel giro di qualche mese, e quindi voglio che sappiate bene a cosa state andando incontro. Ripeto, io ho pledgiato la versione più costosa, quindi il Tebru completo e il gioco completo. Si tratta di 290 euro più IVA più spedizione, quindi un investimento importante, perché nel progetto ci credo, ma sono anche consapevole dei rischi che ci sono dietro, quindi è importante che lo siate anche voi. Perché ci sono i rischi? Perché Tebru costa, sarà un investimento ben fatto e ben pagato, perché a questo prezzo probabilmente non lo prenderemo più. Se avrà successo, ci sono già altri giochi in sviluppo che utilizzeranno la stessa piattaforma che può essere espansa in mille maniere, però bisogna vedere quale sarà il responso del pubblico. Vedremo, io sono davvero davvero curioso. I giochi che si interfacciano con le app non mi dispiacciono, e questo sistema le porta a un livello decisamente superiore, perché l'app reagisce a quello che stiamo facendo sul gioco da tavolo, non dobbiamo comunicare noi all'app continuamente quello che stiamo facendo. Questo crea la possibilità di sviluppare intelligenze artificiali molto più sofisticate, effetti grafici, sonori, visivi che reagiscono direttamente al movimento che ci sono sulla tabella. Insomma, è un'innovazione davvero davvero intrigante. Vedremo cosa succede. Parlando velocemente del gioco invece, giusto per capire poi cosa andremo a giocare, in questo caso The Bad Karmas è uno skirmish game, un gioco cooperativo in cui si combatte contro dei mostri, dei mostri delle i 12, le entità dello zodiaco. Sembra non avere in realtà grandissime novità dal punto di vista del gameplay, se non proprio quelle collegate alla piattaforma. Di skirmish così ce ne sono molti. Comunque graficamente è carino, e l'interazione con la Tebru System, ovviamente essendo un gioco fatto direttamente da loro in casa, è ai massimi livelli. Volendo si può recuperare anche solo il Tebru System a 100 euro circa, o la versione di Tebru e il gioco base a 170 euro. Qui siamo davvero a un buon prezzo, Poi se volete scommettere, vi ispira anche di più il gioco.
qui con 290 euro avete la versione completa che aggiunge anche tre dadi in più e altre cosucce davvero intriganti. Insomma, una scommessa vera e propria per un prezzo importante. Io ho scommesso, voi valutate la fase. La quarta campagna di questo mese invece ci promette di portare sui nostri tavoli il miglior gioco di calcio di sempre. È un bel santo, una bella scommessa. Vedremo se ci sono riusciti. Comunque, 11, che è il titolo di gioco. Primo progetto anche questo, altro esordio su Kickstarter per una compagine italiana. Che devo dire, partiamo da un presupposto. Il gioco si presenta visivamente davvero, davvero molto bello. Partiamo dalla scatola e dal playmat in neoprene su cui andremo a giocare. Carini, funzionali, molto 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 bello. Le pedine dei giocatori, in questo caso i due team bianco e nero, e poi le carte e i dadi, gli altri token che serviranno per giocare. Che cos'è 11? Allora, vediamo di capire di che gioco stiamo parlando. Allora, non è un gestionale, siamo più davanti a un simile Blood Bowl, se lo conoscete. È un gioco dove andremo a tirare un sacco di dadi ed è la parte che mi lascia un po' più di dubbi sulle meccaniche. Non ho potuto provare in gioco ancora. Mi era capitato di vederlo intavolato mi sa un paio d'anni fa, una Play Modena, proprio uno dei primi prototipi, ma non avevo potuto provarlo neanche là. Diciamo che di giochi sul calcio davvero belli non ce ne sono tanti, di giochi sportivi in realtà davvero belli non ce ne sono tanti. Questo, partendo, sapendo insomma che siamo davanti a un gioco molto American da quel punto di vista, potrebbe anche risultare in un bel titolo. Certo, la campagna sta andando benissimo. Per essere un progetto indie sul calcio italiano abbiamo già quasi 2000 sostenitori, quindi vuol dire che il progetto sta piacendo. Ci sono eventualmente, per i fanatici del calcio, un po' di add-on che aggiungono, vediamo se le trovo. Oltre alle due squadre bianche e nere e la rossa e la oro, se non ricordo male, che sono state sbloccate con gli stretch goal, si possono acquistare e aggiungere altre squadre. Tutte 12 vengono 39 euro, se ne volete solo due per 9 euro in più. Ovviamente richiamano senza usare i marchi squadre famose, e qui potete scegliere la vostra. Dietro c'è anche una sponsorizzazione interessante da Robin K, che ha creato il merchandising ufficiale, che tra l'altro è anche bello. Il gioco viene, si parte dai 59 euro, ma ne restano ancora solo 3, diciamo 69 euro per il pacco base, ai 129 euro. No, 69 euro per il pacco base e 129 euro sono le due copie del gioco. Se vi intriga il calcio giocato sul tavolo, che non sia il subbuteo, se non avete paura di tirare un po' di dadi per vedere come va la partita, direi che potrebbe essere anche questo un progetto interessante. Sarebbe importante anche capire la durata, loro danno 45-60 minuti. Se restiamo in questi tempi, ecco che l'effetto aleatorio diventa un po' meno importante, se riescono a fare più partite. Se invece le partite vanno più lunghe, poi quando i dadi ti girano male magari diventa più fastidioso. Allora, io non sono ancora dentro in questo progetto, però mi è intrigato, sono qua che devo decidere, anche perché, come avete visto, ho già polarizzato i tre precedenti, quindi bisogna fare delle scelte, però ve lo segnalo perché potrebbe essere anche questo uno dei pledge interessanti del mese. Ovviamente campagna per il gioco anche in lingua italiana anche in questo caso. L'ultimo progetto principale che vi presento questo mese invece è una cosa un po' diversa, perché si tratta di tre libri, piattaforma GameFound. Vi faccio vedere velocemente un po' del video, tanto dura pochissimo, che ci presenta il mood di questi tre libri di cui vi vado a parlare.
Avete capito, no? Si tratta di pieno revival arcade anni 80. Sono tre libro game davvero particolari. In particolare, i tre libri sono Gust and Gremlins, Shugendo e Games of Death 2. Ovviamente ricordano tre arcade famosissimi, Street Fighter, Shinobi, direi, e Ghosts and Goblins. Quindi con tre modalità di gioco anche diverse andremo ad affrontare in solo le avventure legate a questi giochi. Grafica pixel art, dietro al progetto ci sono nomi di spicco: Mauro Longo, Jack and Hobbit, Tobo Gamma, la grafica, insomma, Francesco Di Lazzaro, insomma, c'è davvero molta gente interessante. I pledge sono vari perché potete recuperare i tre libri a soli 19 euro per la versione ebook, che potrebbe essere anche una buona idea. Un singolo libro, se vi piace uno dei tre temi, a 17 euro. La versione super, con anche un vostro ritratto in pixel fatto da Turbo Gamma, a 150 euro. Ce ne sono ancora. No, ce n'è ancora. Il paragrafo sono limitati, non lo ricordo. Oppure il pacchetto completo a 60 euro circa. Progetto di cui potete recuperare anche dei PDF già pronti per poterli testare e vedere. Diciamo che il mio cuore, da giovane nerd quasi cinquantenne che ha consumato i pomeriggi dentro i 6 giochi, non ha resistito e ovviamente ha pledgiato anche questo. Se siete giovani nerd come me, so che non resisterete. Per i nerd un po' più giovani di noi, magari potrebbe essere una maniera per andare a conoscere questa parte della storia dei giochi trasportata all'interno del libro che mi sono davvero curioso di vedere come ci sono riusciti. Ho già dato una letta ai Quick Start. E devo dire che in particolare quello di Street Fighter mi è piaciuto molto. Sono curioso di avere i libri per le mani, fateci un pensiero anche voi se vi piace l'era arcade coin op. Direi che potrebbero essere dei tre libri davvero davvero intriganti da avere in libreria. Ok, chiudiamo la rubrica velocemente con due citazioni veloci. Un'altra campagna italiana e in italiano che non entra in selezione semplicemente perché viene chiusa l'8 aprile. Non so quando esattamente riuscirò ad uscire col video, manca ancora la fase di montaggio, devo finire la parte dei testi che devo andare sul blog e quindi non sono sicuro che di poterla presentare prima dell'8 aprile, quindi la metto qui solo per quello. Ricordate che comunque molto probabilmente sarà possibile recuperarlo anche in fase di late page. Di cosa si tratta? Titolo nuovo della Tabula Games, casa italiana, invece in questo caso garanzia di qualità. Hanno creato 10 progetti, tutti davvero molto, molto belli. In questo caso ci presentano un piazzamento lavoratori, graficamente molto carino, con un tabellone rotante. Il prezzo che parte dai 39 euro, quindi buonissimo, per andare poi alle versioni un po' più deluxe a 69. Però già con 39 euro vi portate a casa il gioco base, nella versione base con gli stretch goal dedicati. Meccanicamente ci ho dato un'occhiata, ho fatto anche mezzo giro di prova. Direi che funziona. Funziona, non è terribilmente innovativo, ma quel che fa. Lo sembra fare molto bene e la campagna sta andando, come tutti i progetti della tavola, direi più che bene. Ha già superato i 2.000 sostenitori, 125.000 euro raccolti per un gioco che costa mediamente poco, non sono pochi. Se siete ancora in tempo, dateci un'occhiata, anche a questo potrebbe essere un titolo interessante. Se volete una cosa un po' più germa di quelle che vi ho presentato fino adesso, è probabilmente il titolo che questo mese fa per voi. L'altra campagna invece, per chiudere, che vi volevo presentare ma che non è entrata nella selezione, è Dead by Daylight. Questa non è entrata nella selezione semplicemente perché non c'è la lingua italiana, e visto che ce n'erano tantissime con la lingua italiana, ho preferito quelle.
Il gioco è tratto da un famoso videogames, se lo conoscete probabilmente sapete già cosa aspettarvi, se non lo conoscete si tratta di un videogioco in cui in realtà si gioca multiplayer, in cui c'è chi fa il killer e c'è chi cerca di fuggire dal killer. La meccanica è stata ripresa anche in questo gioco, è un gioco per 3-5 giocatori, quindi attenti al numero di giocatori perché va giocato con questo numero che non è proprio classico, perché uno farà il killer, gli altri da 2 a 4 saranno i fuggitivi che cercheranno di scappare dal killer, cercando di fuggire dalla zona dove siete. Le meccaniche sono basate su una scelta simultanea delle azioni, e direi che ci sono tutti i motivi perché ne possa venire fuori un titolo intrigante, un po' diverso dal solito. Se pensate di avere il gruppo giusto con cui provarlo, il gioco sembra esserci, la qualità delle miniature è discreta, nulla più, ma non è questo il fulcro del gioco. Si parte da 45 euro di contributo, che non è un brutto prezzo neanche questo. Ovviamente attenzione che qui la lingua italiana non c'è. Bene, chiudiamo la rubrica presentandovi come al solito la campagna che vince il premio, ma anche no, di questo mese. E questo mese a vincerlo è Stoner Lotteria, una reskin di un gioco popolare spagnolo che si chiama proprio Lotteria, a tema cannabis. Con la lattura del diavolo, lo spacciatore, l'eroe dagli occhi rossi. No. Direi di no, ci sono già 4 sostenitori amanti del tema, però la vedo lunga che la portino a casa per questo mese, ma anche no, lo vince Gabriela Rodriguez. Bene, chiudiamo qui la rubrica, spero di rivederci fra qualche settimana con le nuove campagne in arrivo. Vi ricordo che si sta avvicinando anche l'appuntamento di Modena Play, io e Stefano saremo giù sicuramente tutti i 3 giorni, non so se c'era qualcun altro del gruppo di Abzus Games. Se ci vedete in giro, salutateci, ci fa solo piacere. Se ci vedete su qualche tavolo, venite a fare qualche partita. State collegati al nostro blog, dove man mano che arriveranno vedremo tutte le notizie dei titoli che saranno disponibili a Play, e poi dopo Play tutte le notizie di quello che siamo riusciti a provare. Ci vediamo presto, alla prossima, ciao ciao.